Al via, dopo il successo dello scorso anno, la seconda edizione del progetto Le 4R dell'ambiente: ridurre, recuperare, riusare, riciclare. Un concorso di idee riservato agli studenti romani sui temi della sostenibilità ambientale, del riuso e del decoro urbano. Coinvolte quest'anno 6 scuole di infanzia, 22 istituti comprensivi e 4 scuole superiori, per un totale di 84 classi partecipanti. In Campidoglio si è tenuta la prima lezione. È partita dal 1 novembre l'operazione Scuole Calde. In previsione dell'abbassamento delle temperature, l'amministrazione ha anticipato rispetto al passato l'accensione dei riscaldamenti nelle scuole di Roma Capitale. Tutti i 1124 impianti a servizio delle scuole sono regolarmente attivi. Istituiti 5 nuovi stalli taxi in Piazza della Bocca della Verità ed aumentati i posteggi riservati sul lungotevere della Farnesina vicino Piazza Trilussa. Si potenzia e viene migliorato così il servizio con una maggiore offerta per i clienti. Previsti ulteriori interventi a inizio 2018 con l'ampliamento dei posteggi a Piazzale Don Giovanni Minzoni e la riorganizzazione degli stalli a Piazza Santiago del Cile. Come da tradizione è stato acceso l'8 dicembre l'albero di Natale in Piazza Venezia, un abete alto 21 metri, conforme ai più rigorosi standard ambientali, addobbato ad oltre 600 sfere e 3000 metri di luci a LED. Un Natale all'insegna della sostenibilità, che vede insieme ai chilometri di luminarie accese nel centro storico 15 alberi, uno per ognuno dei municipi della città.